didattici adeguati è un punto di arrivo di un percorso che riteniamo fondamentale per la qualificazione del nostro sistema educativo ed è un punto di partenza per far sì che tutta la classe dei docenti italiani abbia questo diritto esercitato concretamente di aggiornarsi e di formarsi. E questo è anche il motivo per cui il decreto da lei citato, precisamente il decreto ministeriale 850 del dicembre scorso, ha specificamente e volutamente riferito anche al passaggio di ruolo la necessità di compiere un periodo di prova e di formazione, immaginando e inserendo queste duplici attività come una garanzia della qualità migliore dell'insegnamento e una garanzia per ogni insegnante, per esempio nel passaggio da una primaria, un esempio concreto, a una secondaria di secondo livello in materie letterarie, di poter affrontare questa nuova modalità didattica con gli strumenti adeguati e necessari. Grazie. Grazie. A facoltà di replicare la deputata Santerini. Prego. Grazie signor Ministro. Io ritengo di essere stata anch'io tra quelli che hanno sempre ribadito la necessità di una formazione previa dei docenti immessi in ruolo, proprio per evitare che la qualità della scuola, dell'insegnamento andasse appunto a scadere perché non c'erano le competenze necessarie. Quindi è una battaglia che io condivido non solo, ma riteniamo assolutamente doveroso e giusto che si attui quello che nella 107 è veramente una grande novità politica che va riconosciuta al governo ed è la reintroduzione della formazione in servizio obbligatoria. Io credo che sia un fatto epocale in Italia. Tuttavia ci sembra che per questo tipo di categorie, cioè persone che hanno già svolto l'anno di formazione, avremmo dovuto stabilire una differenza rispetto ai neoassunti. E quindi, a mio parere, in ogni caso occorrerà che le scuole, nella loro autonomia, distinguano appunto tra quelli che appunto arrivano senza una formazione e i docenti che hanno un lungo iter formativo e che oggi non a caso lamentano questo tipo di situazione e hanno tra l'altro già fatto ricorso. Grazie collega. Passiamo all'interrogazione numero 3976 dei deputati Galati ed altri, concernente iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti dei bambini all'interno delle strutture scolastiche. Il deputato Galati ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, ha suscitato forte turbamento nei giorni scorsi la notizia di una maestra di una scuola statale per l'infanzia di Pavullo, in provincia di Modena, arrestata a seguito di ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Modena perché ritenuta responsabile di maltrattamenti aggravati su bambini a lei affidati in un'età compresa fra i 3 e i 5 anni. Si tratta di un fatto di accertamento, ma è evidente che è un campanello d'allarme rispetto alla questione traumatica della violenza nelle scuole e nelle altre strutture educative. E parliamo di bambini, quindi